Officina L'Aquila. Noi abbiamo parlato sostanzialmente in questa edizione di Officina L'Aquila di ricostruzione fisica e di ricostruzione, di restauro. Certamente questo è un tema fondamentale che rimane all'interno di Officina L'Aquila di questa edizione, ma apriamo al tema dello sviluppo territoriale, quindi il sistema industriale che è presente, l'importante sistema industriale che è presente sul territorio, viene a dibattere oggi proprio sulle tecnologie abilitanti che possono permettere la nascita di nuove imprese sul territorio. Che vuol dire tecnologie abilitanti? Significa che loro dispongono, faccio un esempio, a Corphoenix produce tantissima materia prima e seconda, cioè dal riciclo di computer, telefoni, tira fuori plastica, rame, vetro e così via. Questa materia prima può essere utilizzata a costo sicuramente più basso del normale sul territorio per fare nuove aziende. Ormai siamo sempre più orientati verso la presentazione delle tecnologie con le quali si sta ricostruendo la nostra città, tecnologie che sono oggi un esempio per tutta la nostra nazione, una città sempre più sicura, sempre più affidabile sotto il profilo della sicurezza sismica e soprattutto anche dalla vivibilità tecnologica. Quest'anno abbiamo anche la novità del 5G che, come sapete, darà un notevole impulso alla programmazione per quanto riguarda le infrastrutture di natura di connessione telematica, e questo non può che riempirci d'orgoglio. Sindaco Pierluigi Biondi, una prospettiva, diciamo così, di rottura dei meccanismi, come si pone davanti a questa manifestazione nata, diciamo, nella precedente amministrazione, ma che comunque intercetta un aspetto importante della città che lei si trova ad amministrare? Sì, la parte importante di questo convegno è che c'è il confronto, che si parla di rigenerazione urbana, e questa città ha un grande bisogno ancora di interrogarsi sul suo futuro e di far leva sulle energie che ci sono, che sono le categorie, le imprese, gli ordini, tutti coloro che parteciperanno, le istituzioni, tutti coloro che parteciperanno in maniera attiva a queste giornate di incontri, e che come tali servono a disegnare una strategia per la città del futuro.